Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Nella seduta mattutina del 6 giugno il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proroga di 6 mesi della Commissione speciale di indagine sugli appalti pubblici. Ha poi commemorato Antonio D'Ambrosio, consigliere ed assessore regionale in 3 legislature, scomparso all'inizio di maggio. Dopo la votazione di convalida dei consiglieri Michele Formagnan e William Casoni, l'Aula ha approvato il testo unificato delle proposte di deliberazione sul programma triennale dell'Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte. Iniziato anche l'esame della proposta di legge con le disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Prime azioni a favore dell'Emilia-Romagna. Il Comitato di Solidarietà ha proposto al Consiglio regionale lo stanziamento di 100.000 euro da devolvere alle popolazioni coinvolte dal sisma. Valerio Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale del Piemonte ha stanziato nel proprio comitato 100.000 euro che deriveranno dai risparmi del Consiglio regionale dei costi della politica, ma abbiamo anche messo in campo una grande operazione di solidarietà coinvolgendo la comunità piemontese con l'apertura di un conto corrente presso Poste Italiane in tutti gli uffici del Piemonte, dove i piemontesi potranno gratuitamente e senza spese dare un loro obolo, una loro partecipazione alla disgrazia importante di tante donne e tanti uomini di una comunità a noi vicina e a noi amica. E per ricordare le vittime del terremoto, l'ufficio di presidenza e numerosi consiglieri e dipendenti hanno aderito con un minuto di silenzio lunedì 4 giugno alla giornata di lutto nazionale istituita dal Consiglio dei Ministri. Il conte Camillo Benso di Cavour, a 160 anni dalla sua nomina a primo ministro del Regno di Sardegna, è stato commemorato a Sant'Anna nel salone diplomatico del castello. Nel corso della cerimonia, la fondazione intitolata allo statista ha consegnato al Consiglio regionale del Piemonte il diploma di socio benemerito della Fondazione Cavour. Percorsi pittorici nel viaggio verso la libertà dei popoli è il titolo della mostra aperta fino al 4 luglio nella sala incontri dell'ufficio relazioni con il pubblico. In esposizione 28 dipinti figurativi astratti e qualche incisione che fanno parte della Pinacoteca di Torre Canavese. Fino al 28 agosto è visitabile alla Biblioteca della Regione la mostra Vittorio Marchis Torinese, fotografo escursionista 100 anni fa. Una serie di scatti fotografici realizzati da Marchis che coniugò la passione per la montagna con le tecniche della ripresa fotografica, sperimentando agli inizi del Novecento la fotografia a colori. Dopo l'inaugurazione, nel giardino di Palazzo Sormani in Piazza Solferino, ha preso il via la rassegna culturale Invito in Giardino, che si conclude giovedì 14 giugno. E dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.